Sì, oggi c'è sciopero in tutta Italia degli ispettori del lavoro. Tutto il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro oggi incrocia le braccia e dice basta ad una situazione che da un lato vede gli organi di governo e la politica proclamare una volontà che mira a combattere le morti bianche, gli infortuni sul lavoro e tutto quello che riguarda l'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e dall'altro non potenzia invece il lavoro svolto dagli ispettori del lavoro. Un personale che sta dando il massimo, ma che ha scarsissime risorse, scarsissimi mezzi. Gli ispettori del lavoro di tutta Italia chiedono che l'istituto sia trasformato in una vera agenzia con autonomia organizzativa, autonomia finanziaria e soprattutto che vengano riconosciute le stesse retribuzioni, lo stesso trattamento economico riconosciuto agli altri dipendenti statali. Paradossalmente oggi noi ci troviamo a tutelare chi dovrebbe tutelare gli altri lavoratori nel mondo imprenditoriale. È una mattanza, siamo quasi a 700 morti bianche, morti sul lavoro e tantissimi incidenti sul lavoro proprio per la mancanza di un adeguato controllo rispetto alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ispettori del lavoro di tutta Italia non ce la fanno più, in particolare gli ispettori del lavoro della Calabria, dove oltre ai problemi che sono tipici della categoria, si trovano gli ispettori ad affrontare un mondo imprenditoriale che purtroppo è fortemente contaminato dalla criminalità. Agli ispettori del lavoro deve essere riconosciuto lo stesso trattamento economico che è riconosciuto a tutti gli altri dipendenti statali. Deve essere riconosciuta, devono essere riconosciuti gli arretrati relativi alla perequazione dell'indennità di amministrazione. Deve essere riconosciuta la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalle sanzioni comminate alle imprese che non rispettano la normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Queste risorse, una parte, devono confluire nel fondo delle risorse decentrate, quindi devono confluire in quel fondo che viene utilizzato per la contrattazione decentrata. Oggi siamo qui perché vogliamo, come sigle sindacali, attirare l'attenzione di questo governo sul mondo del lavoro. Do soltanto alcuni dati per capire un po' il fenomeno. In Italia muoiono 3 persone al giorno per incidenti sul lavoro, il che significa oltre 1000 morti all'anno di persone che vanno a lavorare. Questo è un dato enorme, spesso sottovalutato. Con tutto il rispetto, se fossero 3 morti per mafia al giorno, il governo si sarebbe attivato. Gli incidenti sul lavoro capitano più di più nell'edilizia, ma ancora di più nell'agricoltura. Il governo manca di attenzione verso questo dato. Il mondo del lavoro è giustamente attenzionato alle sigle sindacali e quindi si è voluta attirare l'attenzione innanzitutto sull'ispettorato del lavoro, perché chi è che deve andare a fare questi controlli e quindi spingere un po' le aziende ad assicurare la sicurezza dei lavoratori? Gli ispettori. Gli ispettori mancano, in questi anni è stata fatta una politica di depauperamento delle risorse, non sono stati assunti, quindi ora ci troviamo con ispettorati di lavoro carenti di queste figure e quelli che ci sono poco remunerati. Ecco il senso della giornata di oggi, attirare l'attenzione su questa tematica. Grazie.